Al suo avvio la funzione File Tablature si presenta così. C'è questa griglia al centro della schermata e tra un attimo capiremo le sue funzionalità. Partendo dall'alto della schermata troviamo queste due caselle vuote nelle quali ho la possibilità di scrivere un titolo o dare un nome al mio lavoro. Immediatamente sotto le due caselle troviamo i numeri delle battute, ovvero 4 battute da 4 quarti, divise a loro volta in quarti, in modo che li posso pensare come fossero dei sedicesimi, suddivisi a loro volta, in due battute. Sotto i numeri delle battute troviamo le righe della tablatura che, come ovvio che sia, rappresentano le 6 corde della chitarra, così come chiaramente espresso ad inizio rigo e a metà dello stesso, ovvero la corda mi cantino, la corda si, la corda sol, la corda re, la corda la e la corda mi basso. Per inserire qualunque dato voglio scrivere nella tablatura, dovrò utilizzare questa griglia che vedi immediatamente sotto. Questa griglia altro non è se non la semplice espansione delle righe della tab più in alto. Facciamo un esempio pratico. Se devo scrivere, ad esempio, come suonare un arpeggio o una scala, dovrò prima disegnarlo sulla griglia. Mettiamo il caso che debba suonare un arpeggio sull'accordo di Re maggiore in prima posizione. E diciamo che le note di questo arpeggio vanno suonate sui quarti, ma questo è solo un esempio per riuscire ad essere il più chiaro e sintetico possibile. Anzitutto darò un titolo a questo mio lavoro. Ad esempio, scriverò Arpeggio sul Re maggiore. Comincerò scrivendo sul primo beat della prima battuta il numero 0 all'altezza della corda Re. Scrivo il numero 0 perché in questo arpeggio voglio che la corda suoni a vuoto. Scrivo dunque lo 0. Sul secondo beat scriverò il numero 2 all'altezza della corda Sol. Sul terzo beat scriverò il numero 3 sulla corda Si. Ed infine sul quarto beat scriverò il numero 2 all'altezza della corda Mi cantino. Benissimo, questo è l'arpeggio che voglio che venga suonato esattamente su questi beat della battuta. Ora, per ogni numero immesso nella griglia, clicco sul pulsante di colore verde che corrisponde alla fila del beat nella quale ho inserito il numero stesso, il pulsante che appartiene alla fila di Inserisci. Ed ecco che in automatico tutto quello che ho scritto nella griglia sottostante compare nell'esatta posizione in cui ho pensato di mettere il mio numero o il simbolo. La funzione File Tablature è ricchissima di informazioni. Se clicco una sola volta sul numero immesso nelle righe della tab, questa funzione mi dirà a quale nota corrisponde quello specifico numero su quella specifica corda. Infatti, ora clicco una volta sul numero 2 che si trova sul rigo della corda Sol e la funzione mi dice che quel numero, ovvero quel tasto, corrisponde alla nota La. E così via per ogni numero che scriverò su ogni rigo della tab. Qualora mi fossi sbagliato a scrivere uno o più numeri nella tab, molto semplicemente clicco sul pulsante di colore giallo che corrisponde al numero che ho scritto errato e scrivo poi il numero corretto. Quindi, se ad esempio non volevo che la corda Mi cantino in questo preciso beat venisse suonata al tasto 2, bensì al tasto 5, torno sulla griglia all'altezza della fila del beat corrispondente. Clicco sul pulsante giallo, scrivo il numero corretto, cioè 5, e clicco di nuovo sul pulsante verde di Inserisci. Ecco qui che ho corretto il mio errore. Se voglio sapere a quale nota corrisponde il tasto 5 suonato sulla corda Mi cantino, clicco una volta sul numero 5, appunto, e la funzione mi dice che quel tasto di quella corda corrisponde alla nota La, oppure A se la vuoi leggere in notazione internazionale. Più in basso c'è una piccola leggenda dei simboli e numeri. È solo un piccolo aiuto perché tu possa scrivere una tablatura nel modo più corretto. Se clicco su ognuno dei simboli presenti in questa leggenda, la funzione mi dirà a cosa corrisponde quel simbolo specifico, esattamente così. Questo per permetterti di scrivere accanto ad ogni numero della griglia un valore che possa permetterti di ricordare come suonare quello specifico tasto. Ma in realtà, in ognuno dei quadrati che compongono la griglia, ho la possibilità di scrivere tutto ciò che voglio e questo verrà inserito nella tablatura. Se prendo un quadrato a caso e scrivo, ad esempio, che mi piace la pasta, e poi clicco sul pulsante verde di inserimento, come vedi la funzione ha inserito questa scritta all'altezza del quadrato della griglia sulla corda che corrisponde a quella riga. Tutto questo per dire che se volessi che il tasto 2 della corda Sol venisse suonato vibrandolo, potrei fare due cose: o scrivere 2V nel quadrato corrispondente, oppure una lettera V nel quadrato accanto. Sei tu che decidi come gestire tutti gli appunti nel modo che ritieni essere più corretto. Questo pulsante in basso a destra, denominato Fai uno screenshot, è a dir poco fondamentale.
perché è l'unico strumento che mi permette di effettuare un salvataggio del lavoro fatto fino ad ora. La cosa bella e molto pratica di questo strumento è che lo screenshot non è statico, ma dinamico. Vuol dire che sono io a decidere la porzione di schermo dal quale ricavare una fotografia. Il suo utilizzo è veramente molto semplice. Clicco una volta sul pulsante e, come vedi, il mio mouse si è trasformato in una croce. Mi posiziono nell'angolo in alto a sinistra rispetto a dove voglio che inizi a delinearsi la mia schermata da fotografare e clicco e tengo premuto il tasto sinistro del mio mouse. Poi comincio a trascinare il mouse e, come vedi, la porzione di schermo che voglio fotografare diventa gialla. Quando ho deciso che è sufficiente al mio scopo la porzione di schermo selezionata, rilascio il tasto sinistro del mouse e in automatico si apre questa schermata. Darò un nome al mio screenshot, ad esempio lo chiamo arpeggio di re maggiore, scelgo dove salvarlo sul mio PC, ad esempio sul desktop, e in ultimo decido in quale formato salvarlo tra tutti quelli che ho a disposizione, aprendo questo menu a tendina che si chiama Salva come. Scelgo ad esempio di salvarlo in formato JPEG. Clicco sul pulsante salva e la mia schermata verrà salvata dove ho deciso e nel formato che ho deciso. Il tasto guarda il tutorial ti aprirà una scheda del tuo browser che ti permetterà di guardare questo stesso tutorial che stai guardando ora. La funzione file tablature è composta di 15 pagine. Per andare avanti o indietro nelle pagine basta cliccare sugli appositi tasti verdi e gialli che si trovano qui in basso, al centro dei quali la funzione ti ricorda sempre in quale pagina ti trovi. Quando vorrò chiudere la funzione perché ho finito il mio lavoro, basterà cliccare sul pulsante esci. La funzione file tablature ti ricorderà prima di uscire di salvare eventuali lavori che hai iniziato attraverso l'uso dello screenshot. Poi deciderai tu se restare nell'area di lavoro oppure se uscire definitivamente. Per qualunque tipo di informazione o segnalazione volessi fare su questa funzione o altre, puoi effettuarla scrivendo una mail al seguente indirizzo: assistenza.nsa@outlook.it. Non ti scordare di scaricare la versione free demo di questa funzione dal link che ti lascio in descrizione, in modo che tu possa prendere confidenza con file tablature. Oltre al link per il download diretto e gratis di questa funzione, troverai anche tutti gli altri link di tutte le altre funzioni. Note Scale Accordi è un software pensato per i musicisti da un musicista. Buona musica e buono studio. Ciao e grazie per aver guardato.